al posto di quell'uomo, ora avrebbe potuto esserci lui, se si fosse fermato nel tempo tanto tempo prima. Oppure se tanto tempo prima un crocevia, invece di prendere una strada, avesse preso quella opposta e dopo un lungo giro fosse venuto a trovarsi al posto di quell'uomo in quella piazza. Ormai, da quel suo passato vero o ipotetico, lui è escluso. Non può fermarsi. Deve proseguire fino a un'altra città, dove lo aspetta un altro suo passato, o qualcosa che forse era stato un suo possibile futuro e ora è il presente di qualcun altro. I futuri non realizzati sono solo rami del passato, rami secchi. Viaggi per vivere il tuo passato? Era a questo punto la domanda del cane, che poteva anche essere formulata così. Viaggi per ritrovare il tuo futuro? E la risposta di Marco. L'altrove è uno specchio in negativo. Il viaggiatore riconosce il poco che è suo, scoprendo il molto che non ha avuto e non avrà. A Maurilia il viaggiatore è invitato a visitare la città e nello stesso tempo a osservare certe vecchie cartoline illustrate che la rappresentano come era prima. La stessa identica piazza con una gallina al posto della stazione degli autobus, il chiosco della musica al posto del cavalcavia, due signorine col parasole bianco al posto della fabbrica di esplosivi. Per non deludere gli abitanti, occorre che il viaggiatore lodi la città nelle cartoline e la preferisca a quella presente, avendo però cura di contenere il suo rammarico per i cambiamenti entro regole precise, riconoscendo che la magnificenza e prosperità di Maurilia, diventata metropoli, se confrontate con la vecchia Maurilia provinciale, non ripagano d'una certa grazia perduta, la quale può tuttavia essere goduta soltanto adesso, nelle vecchie cartoline, mentre prima, con la Maurilia provinciale sotto gli occhi, di grazioso non ci si vedeva proprio nulla, e men che meno ce lo si vedrebbe oggi se Maurilia fosse rimasta tale e quale, e che comunque la metropoli ha questa attrattiva in più, che attraverso ciò che è diventata si può... Un ritorno a Materadio per noi, per me e per Natalio Mangalavite, che venimmo qui nel 2011, la prima edizione, in compagnia di Javier Girotto e anche di mio fratello Tony, e... un graditissimo ritorno per noi, perché leggere Calvino con il commento anche musicale di Natalio in questo posto ha un significato particolare, perché Matera per storia, per costituzione, per come è, per morfologia, è una città che ci racconta tanto del passato ma che stimola anche l'immaginario di tutti. E questo richiama sicuramente, fa risuonare sicuramente anche le narrazioni di Calvino sulle città invisibili e su questa idea di utopia, di città varie, ognuna delle quali nasconde sicuramente al tempo stesso tanto un sogno, tanto una paura che un desiderio. E quindi ci sembrava, assieme appunto agli autori di Materadio, quanto mai opportuno leggere questi racconti in questo posto magnifico. L'utopia è una parola che è un sogno che si associa a un desiderio che è collettivo spesso, e allora mi piace pensare che riguardo le aspirazioni politiche e sociali ognuno di noi coltivi un'idea di utopia che è anche una motivazione a far meglio e anche a darsi agli altri nel giusto modo. Quindi il massimo del benessere per il massimo delle persone possibili, che è una frase che non ho scritto io, ma che secondo me significa molto bene quello che io vorrei fosse una utopia da realizzare. E poi l'utopia diventa però anche un fatto personale, e quello credo non interessi a nessuno. Metropoli di pietra grigia, sta un palazzo di metallo con una sfera di vetro in ogni stanza. Guardando dentro ogni sfera si vede una città azzurra che è il modello di un'altra Fedora. Sono le forme che la città avrebbe potuto prendere se non fosse per una ragione o per l'altra diventata come oggi la vediamo. In ogni epoca qualcuno,
guardando Fedora qual era, aveva immaginato il modo di farne la città ideale. Ma mentre costruiva il suo modello in miniatura, già Fedora non era più la stessa di prima. E quello che fino a ieri era stato un suo possibile futuro, ormai era solo un giocattolo in una sfera di vetro. Fedora ha adesso nel Palazzo delle Sfere il suo museo. Ogni abitante lo visita, sceglie la città che corrisponde ai suoi desideri, la contempla, immaginando di specchiarsi nella peschiera delle meduse, che doveva raccogliere le acque del canale se non fosse stato prosciugato, di percorrere dall'alto del baldacchino il viale riservato agli elefanti, ora banditi dalla città, di scivolare lungo la spirale del minareto a chiocciola, che non trovò più la base su cui sorgere. Nella mappa del tuo impero, o grande Khan, devono trovar posto sia la grande Fedora di pietra, sia le piccole Fedore nelle sfere di vetro. Non perché tutte ugualmente reali, ma perché tutte solo presunte. L'una racchiude ciò che è accettato come necessario, mentre non lo è ancora. Le altre ciò che è immaginato come possibile, e un minuto dopo non lo è più.